Prosegue l'allerta, ma il tempo in Toscana, al momento 7 sono le vittime, l'ultima è un 69enne ritrovato in un campo di mais a Campi Bisenzio Firenze. Una persona risulta ancora dispersa, si tratta di un 84enne a Prato, la vettura che guidava tornando a casa è stata trovata ieri accartocciata in un terreno alluvionato, ma dell'uomo nessuna traccia. Per quanto riguarda i danni, secondo una prima stima resa nota dal presidente Giani, ammonterebbero a 300 milioni tra pubblico e privato. Nella notte, a causa delle forti precipitazioni, è stata una nuova rottura sul torrente Stella a Casini di Quaratta, Pistoia. E su Facebook Gabriele Romiti, sindaco del paese, ha scritto: a causa delle forti piogge cadute sulle zone già alluvionate, la situazione sulla Stella al ponte Torto è molto critica. Si avverte la popolazione di salire ai piani alti degli edifici e di non scendere assolutamente in strada.